Tra i vari partner dell'iniziativa Future in Progress, l'associazione Jupiter, di cui è presidente Salvatore Regoli, che propone appunto in queste giornate la Casa delle Arti e la Casa Encendida. Di cosa si tratta? Innanzitutto salute, e poi la Casa delle Arti è ormai una splendida realtà viterbese che da più di un anno ospita circa più di 350 ragazzi che fanno corsi di artigianato e di arte vera e propria, ma insomma è tutto sotto un unico linguaggio, quello artistico, tutto quello che si fa con le mani è arte. E questa esperienza che ha storia nel nostro percorso incontra ad un certo punto un'esperienza gemella a Madrid, un'esperienza promossa da Obra Social di Casa Madrid, e che è la Casa Encendida, la Casa Accesa. Curiosamente noi avevamo cominciato come loro, pensando ad una casa per i giovani, un posto dove i giovani potessero incontrarsi, fare festa, ma anche imparare, e imparare a mettere insieme, ad avere fiducia nel futuro. Fondamentalmente le cose che facciamo, anche se nasciamo, come dire, senza conoscerci l'uno con l'altro, sono le stesse, cioè educazione, solidarietà, cura dell'ambiente e cultura. Questi quattro canali tematici ci permettono una comunicazione forte con i giovani e ci permettono di costruire dei punti di incontro e degli attivatori culturali che poi hanno una ricaduta anche significativa, insomma, nella crescita del territorio in cui nascono. Quindi ecco, oggi, o meglio durante queste due giornate, l'associazione Jupiter spiegherà quali sono le sue attività. Certamente, ma incontreremo anche direttamente gli amici di Casa Madrid. Il suo direttore ci ha mandato dei messaggi, dei video, proprio delle cose che fanno notare questa assonanza, questa dimensione europea dell'iniziativa, questa maniera che abbiamo di tentare di costruire il futuro. Future in progress. Perché il futuro dei giovani passa attraverso anche l'arte e l'artigianalità. Assolutamente sì, l'arte e l'artigianato vanno ripresi come caratteristiche proprio fondanti. I giovani devono tornare e vogliono tornare ed hanno grandissimo desiderio di tornare ad usare le mani per costruire il loro futuro. Partecipare, festa, contagiosa, viola, musica, coinvolgente, felicità, blu, regalare, amicizia, allegria mi viene in questo momento, turchese, suonare, musica, coinvolgente, arancione, allegria, divertirsi, camminare, verde, cantare, ballare, cucinare, andare a cavallo. Noi diciamo che siamo, Jupiter sta in piedi su quattro ruote, dice Don Mazzi, che è il nostro capo. Quattro ruote che sono la musica, il teatro, lo sport e il volontariato. Quando abbiamo incontrato gli amici di Casa Madrid, cioè loro, come dire, sono come noi, solo che sono molto più ricchi, perché sono sovvenzionati dalla seconda banca spagnola, per cui è una grande struttura madrilena. Età? 9. 16 anni? 18. 19 anni? 22. 18. 47. Cosa fai nella vita? L'artigiana, costumista, sarta, scenografa, un po' di tutto. Sono educatrice professionale. Tirocinante all'Archivio di Stato di Viterbo. Sono studente universitario. Insegno matematica alla scuola media. Mi occupo di medicina tradizionale cinese. Walk around everything. Go.
iniziamo. Che laboratorio fai? Fonia. Piante micelari. Calzoleria, un corso di cucina. Teatro. Laboratorio di fotografia. Laboratorio di lingua dei segni. Perché lo hai scelto? Per città. Per comunque sì, aiutarmi nel mio lavoro. Perché mi piace mettere le mani nella terra. E mi piace creare, dipingere e stare con gli amici. Perché è un mio vecchio sogno di bambina. Posso dimostrare cosa provo quando vedo un paesaggio dalla mia visione, insomma. Quanto è complicato da 0 a 10? 7. 5. 9. Ci vuole un po' di impegno. 2. 7,5. 7. Perché abbiamo un maestro d'eccellenza e quindi è tutto molto più facile. La cosa più importante che hai imparato? Contro Z, no. Il rispetto degli altri. Che bisogna andare oltre le apparenze. La convivialità. Eseguire la talea. La pazienza e la passione per le cose. Riciclare la ceramica. Un aggettivo per la casa delle arti. Figo. Ah, straordinaria. Assolutamente strepitosa. Bellissimo. Indispensabile. Fantastico. Bravi, bravi. Barbara, mettiti seduta, dove sta seduta, giusto? Fare attività di sport, teatro e soprattutto di musica, imparare a suonare uno strumento musicale. E questo grazie all'applauso proprio. No. Però soprattutto per l'anno prossimo, qual è la tua proposta che io so l'assessore Sabatini sposa in maniera... Dobbiamo chiedere a questi come negozianti, stavamo sulla carovana, dovete andare l'anno prossimo alla carovana. Io dico che ce la faremo, però non è detto che ce la faremo perché i soldi non ci stanno, non so, sì. Come dire. Ma che cosa? La carovana dove deve andare? In Europa. Però che noi si possa avere da qui un sogno.